L'evento New Media in European School, presentato da Michele Stella nell'ambito della manifestazione Before 2014, Le idee della scuola che cambia, è stato un incontro a più voci sul tema dei nuovi mezzi di comunicazione, sulla contaminazione e ibridazione dei saperi, sull'innovazione didattica, sulla dimensione social dei saperi, partendo dalle riflessioni sugli effetti che tali nuovi media stanno avendo sulle relazioni interpersonali e sull'affettività, delicate questioni introdotte dalla professoressa Tritto che ha coordinato l'evento. Quindi tra le persone nella relazione con i docenti, che cosa si perde o che cosa si guadagna e come cambia la relazione affettiva, cioè voi sapete molto meglio di me che molto spesso la didattica, la conoscenza passa attraverso quel rapporto speciale che si chiama feeling, no? E questo cambia moltissimo. L'intervento del giornalista Giuliano Foschini ha sottolineato l'importanza della comunicazione giornalistica sulla rete e sulla carta stampata e del riconoscimento delle fonti autorevoli. Interessanti anche gli interventi, dei presenti all'evento. Nell'approccio, quello che mi diceva la professoressa prima, nell'approccio alla fonte è importante scegliere, è importante sapere anche cosa si sta leggendo e non prendo, non perché sul Corriere della Sera, su Repubblica, sulla stampa ci siano per forza scritte cose, per forza di cose vere, ho fatto questo esempio di Annacci, però in quei posti c'è una verifica delle notizie, c'è una catena di montaggio della notizia che ti permette un'attendibilità maggiore rispetto a quella invece, per esempio, che può scrivere chiunque su social network. Non meno interessanti gli interventi di Valentina Gabussi per Zanichelli e del professor Paul Festrat, che hanno presentato rispettivamente un sistema tutor per la matematica e una metodologia didattica centrata prevalentemente sui media visivi. Computer age, digital age, interactive things you all are familiar with. Il professor Paini ha ripreso i temi delicati della relazione sulla rete, intrattenendo con i ragazzi un'interessante discussione sulla differenza tra reale e virtuale. Gli studenti che cercano su WhatsApp sono in un contesto reale o virtuale? Cioè, reale o virtuale? Ho bisogno di capirlo, la domanda non è a lei, ma soprattutto anche a loro. No, no. Reale o virtuale? Virtualmente reale, dice lei. Cioè, sembra un saggio. Quanti anni ha frequentato di scuola per riuscire a dire questo? Cioè, è pronta per essere un professore universitario. La distinzione facile tra reale e virtuale. Siamo tutti in azione reale, eventualmente a distanza, eventualmente in presenza. Così come non è più opportuno distinguere tra e-learning e formazione in aula. Ormai è chiaro a tutti che stiamo lavorando in una condizione tecnicamente chiamata blended, mixata, combinata. Ed è anche vero che combineremo libro di testo, pagine di Wikipedia, contenuti elaborati da noi, compiti, ricerche, sviluppi, assemblaggi di contenuti che avremo elaborato singolarmente in gruppi, un po' fatti a casa, un po' fatti a scuola, a condizione di cambiare anche il nostro modo di stare a scuola, perché se a scuola dobbiamo stare con questa impostazione, cioè voi da una parte, noi da un'altra, io credo che non ci servirà a nulla il lavoro verso la scuola che cambia, se non la ributtiamo a mare, nel senso direttamente, e cominciamo a cambiare l'impostazione, perché se l'impostazione è questa, cosiddetta erogativa, noi parliamo e voi ascoltate, l'operazione non si scioglie e non si può andare avanti. Reale, virtuale, vi dicevo, i contenuti aumentati sono il nostro modo di vivere. Cioè, noi viviamo con contenuti sempre ricchi e sempre aumentati.